facile per l'Arsenal nel Monday Night della 32 giornata di Premier League, 2-0 al Newcastle che vale un importante balzo in classifica, un gol per tempo segnato prima dal futuro juventino Ramsey e poi dalla Lacazette, infatti, regalano il terzo posto in campionato a Emery che scavalca la coppia Tottenham Manchester United, 3 punti più che meritati dai Gunners, protagonisti di un match a senso unico per gioco e qualità corale, entrambi le reti hanno ribadito il potenziale dei londinesi, esaltanti in formato casalingo, 44 punti raccolti in stagione, e puntuali in chiave realizzativa con 65 centri in campionato, terza migliore reparto del torneo, in attesa dell'incrocio con il Napoli nei quarti di finale di Europa League. Quindi, l'Arsenal vola in classifica con un sesto risultato ovvio consecutivo a differenza di un Newcastle vulnerabile in trasferta, che tuttavia mantiene 7 punti di margine sul terz'ultimo posto targato Ramsey Lacazette a segno. Arsenal al terzo posto punto nuovamente a confronto dopo il 2-1 dei Gunners nel match d'andata. I connazionali Emery e Benitez ripartono dai risultati positivi non senza abilità in campo. È il caso soprattutto dei padroni di casa, orfani inizialmente di Aubameyang, 17 gol in Premier, destinato in panchina a differenza di Lacazette, Ozil e capitano Ramsey, fuori dai giochi Xhaka e Koscielny oltre allo squalificato Torreira. I Magpie ritrovano invece le Ses Manushar, tra un franco rimediato in nazionale, davanti spazio al tridente con Perez, Rondon e Mio. Primo tempo dalla netta supremazia dei padroni di casa per gestione e intensità, bastano 13 minuti all'Arsenal per sbloccare il risultato con Ramsey. Tuttavia l'arbitro Taylor punisce una trattenuta di Sokratis sulla Gemma annullando il tapping del promesso sposo della Juventus. È lo stesso centrocampista gallese che, alla mezz'ora, combina con la Lacazette e staglia un diagonale vincente per il suo 4 gradi centro in campionato. La reazione del Newcastle è tutta nel sinistro di Rondon respinto da lui. Decisamente più pericoloso Gunners con Lacazette a tempo scaduto si vede negare il raddoppio dal salvataggio di Ricci. Ripresa che scivola sui binari della prima frazione, padrone di casa in controllo e dalle novità vedi la sostituzione di Ramsey, riacutizzarsi del problema alla coscia ma uscito sulle sue gambe. Il resto dell'anno là è pericoloso al 73esimo, Benitez svuota la panchina affidandosi a Kennedy e Nico, peccato che la spinta dei marchi non produca chance degne di nota dalle parti di lui, a lasciare il segno è piuttosto Lacazette, tredicesimo sigillo in premio, servito dalla Macoba nella indietreggevole col pallonetto a blindare il risultato archiviando il terzo posto dell'anno.